Allora, voi vedete che sull'area di risulta si sta procedendo come una lottizzazione, perché un pezzettino faranno un silo, anzi mezzo sembra, è un giardinetto che ci hanno illustrato in questi giorni. Per un altro pezzo c'è la tua che sta facendo la stazione per gli autobus e poi adesso il 6 sembra che vogliono mettere le basi giuridiche per accendere un mutuo per fare sto palazzo della regione. A parlare così è il presidente d'Italia Nostra sezione di Pescara, Massimo Palladini. Dopo i due ricorsi al TAR già presentati l'anno scorso contro il progetto da 70 milioni di euro per quelle che definisce verifiche aggirate, l'associazione sta verificando se presentarne un terzo, se la regione Abruzzo dirà sì a un maxi mutuo da 50 milioni di euro per costruire la sede unica su un ettaro di terreno tra la stazione ferroviaria e Corso Vittorio Emanuele. Quindi Pescara non si merita nemmeno un progetto d'insieme. Dice il sindaco: ma noi procediamo per lotti, ma certamente qualunque amministrazione procede a seconda delle risorse che ha, ma un progetto d'insieme questa città se lo merita. Noi 30 anni fa abbiamo acquisito dalle ferrovie che non ce le volevano dare queste aree proprio promettendo il parco centrale, l'80% dell'area destinata a verde. Adesso invece si prosegue, si procede per piccole tranche. Tutte francamente molto al di sotto delle aspettative che Pescara può avere. Noi abbiamo già ricorso perché questi signori, tra l'altro, fanno di tutto per evitare le valutazioni di impatto ambientale, le valutazioni strategiche, cioè quello che la legge chiede. E mi domando, ma se voi siete fieri di questi lavori, perché non ve li fate valutare in maniera che i cittadini sappiano e dicano: oh, quanto siamo bravi, abbiamo pure le valutazioni favorevoli. Invece no, cercano tutte le scorciatoie per non andare a una valutazione pubblica. Noi, che siamo un'associazione civica, prosegue Palladini, vorremmo una partecipazione che però non ci è data. Dunque, l'unica via è il TAR, che ci costa, ma dovremmo fare questo. Stiamo valutando il terzo ricorso, vedremo gli atti con i nostri amici consulenti e ci regoleremo di conseguenza. Certo però che la città sta subendo, ecco, sta subendo in pieno solleone una deprivazione del suo maggior bene comune.